Ben ritrovati, miei blasfemi amici. Innumerevoli volte abbiamo scrutato gli abissi dell'opera di Howard Phillips Lovecraft, ma è giunto il momento di svelare l'ignoto profilo dell'uomo, oltre l'ombra del suo tenebroso genio. Non c'è dubbio che i particolari della sua esistenza terrena sono per la maggior parte conosciuti, ma l'indagine della sua stessa espressione degli avvenimenti è un cammino inesplorato, pervaso di illuminanti riflessioni sul cosmo e sull'immagine di sé che Lovecraft disegnava. Lovecraft tesse un denso e intricato reticolo epistolare con compagni d'arte, lettori avidi e seguaci devoti, che talora desideravano un frammento di sé. Così Howard rispondeva con raffinata cortesia e rigogliosi dettagli. Attraverso queste missive abbiamo districato un'ampia veduta degli avvenimenti della sua giovinezza, assaporato le emozioni che gravitavano intorno a tali eventi, affrontando la disamina dell'animo del nostro con la sua concezione artistica, del mondo che aveva lasciato alle spalle e dell'universo mutante davanti ai suoi occhi. Vi apprestate ad immergervi in una biografia del nostro amato visionario di Providence, estratta dalle lettere inviate a Maurice W. Moe nel 1914 e pubblicate da Hippocampus Press. Questa narrazione è stata adattata e tradotta da Ilario Gobbi e la voce che vi guiderà è quella di Alessandro Capraro del canale Heliopolis Book Club. Vi auguro un buon viaggio nell'ignoto. Siccome tutti gli autobiografi che si rispettino iniziano a narrare i fatti almeno da due generazioni prima, suppongo che dovrò attingere alle mie reminiscenze. I Lovecraft erano una famiglia di piccoli proprietari terrieri del Devonshire e sebbene abbiano generato molti clericali in senso alla Chiesa d'Inghilterra, non sono a conoscenza di nessuno di essi che sia giunto a distinguersi. Mi azzardo a dire che non erano altro che trascurabili signorotti rurali. Mio nonno paterno, George, che non ho mai visto, emigrò a Rochester, New York, nella prima metà del XIX secolo e si impiegò in un'occupazione remunerativa. In seguito si trasferì a Mount Vernon, New York, e sposò Helen, la figlia di Lancelot Allgood Esquire. Un'altra emigrante inglese, una famiglia le cui radici ancestrali risalgono alla magione di Nanwick, vicino a Hexham, nel Northumberland. Questa unione venne benedetta dalla nascita di tre bambini. Emma, ora moglie di Mr. Isaac Hill, amministratore della scuola superiore di Pelham di New York. Mary e Winfield, padre del presente scrittore. Mio padre venne educato sia privatamente che in una scuola militare, specializzandosi in lingue moderne. Riguardo ai miei antenati materni, da cui deriva il mio secondo nome, abbiamo una tipica linea di Yankees del New England. I primi Phillips di questa stirpe vennero nel Rhode Island dal Lincolnshire, nella seconda parte del XVII secolo, e si stabilirono nella parte occidentale della colonia, delle parti della città di Foster. Il mio bisnonno, Jeremiah Phillips, possedeva uno dei primi mulini a Foster. Abbastanza tragicamente, morì a causa delle sue stesse macchine quando era ancora giovane, lasciando il mio nonno Whipple solo all'età di 13 anni. Mio nonno venne educato alla East Greenwich Academy e dopo una breve carriera come insegnante di scuola sposò mia cugina Miss Robbie Place. I figli di Whipple e Robbie Phillips sono Lillian, ora moglie del dottor Franklin C. Clark di Providence, Sarah, madre dell'autobiografo, Edwin e Anna, ora moglie di Mr. Edward Gamwell, editore associato del Boston Budget and Beacon. Mia madre e zia Lillian furono entrambe educate al Wheaton Seminary di Norton, Massachusetts, e furono entrambe talentuose pittrici di paesaggi a olio. Nel 1873 mio nonno si trasferì a Providence, dove si dedicò agli investimenti immobiliari. Al tempo della sua morte, nel 1904, era presidente della Ohio Land and Irrigation Co., una compagnia dell'Idaho. Sarah S. Phillips
e Winfred Lovecraft si sposarono il 12 giugno 1899 e il 20 agosto 1890 il loro unico figlio, Howard Phillips Lovecraft, nacque nella casa dei Phillips, numero 454 di Angell Street, Providence. I Lovecraft presto presero residenza a Auburndale, Massachusetts, dove vissero con la famiglia della ben nota poetessa Miss Louise Imogen Guiney, un'amica di mia madre, fino a quando la loro casa permanente non venne costruita. Nel 1892 mio padre venne colpito da un attacco di completa paralisi dovuta a insonnia e a uno stremato sistema nervoso che lo confinò in ospedale per i rimanenti 5 anni della sua vita. Non tornò mai cosciente e i miei ricordi su di lui rimangono vaghi. Ovviamente ciò distrusse i nostri piani per il futuro, portando alla vendita della nostra casa in Auburndale e il ritorno di me e mia madre nella casa dei Phillips a Providence. Lì trascorsi i migliori anni della mia gioventù. Da ragazzo ero molto sensibile e peculiare, preferendo sempre la compagnia di persone adulte a quella degli altri bambini. Non potevo stare lontano dal materiale scritto. Ho appreso l'alfabeto all'età di 2 anni e a 4 leggevo con facilità, sebbene compiendo errori assurdi nella pronuncia di parole lunghe. A 5 anni aggiunsi la scrittura a mano ai miei successi. Tra i miei coetanei ero molto impopolare, giacché insistevo nel giocare a eventi storici o a recitare secondo trame complesse. Sebbene rifiutato dagli umani, trovai accoglienza tra i libri e da essi venni doppiamente benedetto. La biblioteca era ricolma dei volumi migliori accumulati dai Phillips e dai Lovecraft, inclusi molti tomi di oltre un secolo. Mia nonna materna, che morì quando avevo 6 anni, era un'accanita lettrice di astronomia, essendosi specializzata in tale materia al Latham Seminary, dove venne educata. E, sebbene lei non mi abbia mai mostrato la bellezza dei cieli, devo alla sua eccellente, ma in qualche modo obsoleta collezione di libri astronomici, che guadagnai il mio affetto per la scienza celeste. La sua copia della Geografia dei Cieli di Burritt è oggi il mio prezioso volume della mia biblioteca. Mi domando se l'astronomia vi interessi. Essa mi affascina dall'età di 12 anni. Negli ultimi 8 anni, da quando avevo 16 anni, ho contribuito alla stampa locale con una serie di articoli astronomici mensili, gli ultimi 2 dei quali dal Providence Evening News. Sono stato coinvolto in una campagna di invettiva e satira. Ho iniziato seriamente con La scienza contro la ciarlataneria, a cui è seguita La falsità dell'astrologia. Ma alla fine la persistenza del moderno Nostradamus mi ha costretto ad adottare il ridicolo come arma. Ho pubblicato un articolo satirico nel quale ho infuso solennità alle più assurde collezioni di profezie che il mio cervello potesse concepire. Il risultato, intitolato Astrologia e il futuro, è firmato Isaac Birkenstaff Jr. Preannunciava la fine del mondo a causa di un'esplosione di gas interni nell'anno 4954. Le fiabe dei fratelli Grimm sono state la mia delizia fino all'età di 7 anni. Da allora nacque in me una passione per la mitologia classica, che venne incrementata dalla Età delle Fiabe di Bullfinch. Tutto il mondo divenne l'antica Grecia per me. Cercavo le naiadi nella fontana del giardino e veneravo gli arbusti nel timore di danneggiare le driadi. All'età di 6 anni feci i miei primi tentativi di comporre in versi. Attorno ai 7 tentai di frequentare la scuola, ma non fui capace di sopportarne la routine. Quando avevo 10 anni mi cimentai nell'impresa di eliminare ogni parola moderna dal mio vocabolario e a tal fine adottai un vecchio dizionario Walker del 1804 che per qualche tempo
fu per me la sola autorità. Tutti gli autori dell'era della regina Anna costituirono la mia dieta letteraria. Attorno a questo periodo sviluppai un interesse per la chimica e allestii un laboratorio in cantina. Successivamente divenni molto produttivo in fatto di analisi chimiche. All'età di 12 anni il mio stile in prosa e in versi era così formato che io penso voi possiate riconoscerne gli effetti dopo aver letto i miei presenti sforzi. Io sono un residuo dell'epoca della regina Anna. Non so come sia possibile, ma fino a dove risalgo i miei primi ricordi, seguivo le consuetudini di 2 secoli fa. La mia debolezza di costituzione mi ha precluso di frequentare regolarmente la scuola. Pertanto ho sviluppato un po' di conoscenza della letteratura indiscriminata dei volumi della mia famiglia. Abbastanza curioso, non mi sono mai sentito a mio agio se non con gli scrittori del tardo XVII e inizio XVIII secolo. Longfellow, Tennyson e Browning erano alieni. Dryden, Addison e Pope erano amici intimi. Le mie conoscenze classiche erano ristrette al latino, un aspetto che mi ha legato ancora più strettamente a un periodo la cui ispirazione giungeva più dal latino che dal greco. Fu così che il mio stile si formò, non come conscio arcaismo, ma come se fossi realmente nato nel 1690 anziché nel 1890. Ogni immagine, ogni modo di dire, ogni parola che io ho acquisito proveniva dallo stampo artificiale regolare definito dallo stile della regina Anna. Pertanto potete immaginare quanto vaga, fin troppo nota, sbrigativa e amorfa la poesia moderna deve apparirmi. Il primo apprezzamento letterario inizia con Dryden e finisce con Goldsmith e il dottor Johnson. Nel 1902 tentai nuovamente di frequentare la scuola, stavolta con maggior successo, perciò riuscii a diplomarmi. Nell'agosto 1903, sebbene non sapessi nulla delle associazioni di stampa, iniziai a pubblicare un giornale amatoriale chiamato The RI Journal of Astronomy, scritto di mio pugno e duplicato tramite ectografo. Proseguì per 4 anni, prima a cadenza mensile e poi settimanale. Ora ero sotto la guida di un tutore privato. I miei 2 zii acquisiti, dottor Clark e Mr. Gamwell, entrambi della Brown University, stimolarono immensamente le mie attività intellettuali. Nel 1904, la morte del mio amato nonno materno distrusse la vita al 454 di Angell Street e costrinse me e mia madre a trasferirci al numero 598 della stessa via. Qui venimmo in contatto con il reverendo James Pike e la sua anziana madre, entrambi poeti che già conoscevo e che ora erano diventati i nostri vicini. Il signor Pike non apprezzava il mio stile obsoleto di scrivere, anche se ammise che solo con difficoltà avrei potuto abbandonare una forma di espressione così naturale e spontanea per me. Nello stesso anno entrai nella Hope Street High School, dove incontrai uno staff di insegnanti pieni di simpatia e comprensione per un giovane nervoso e ritirato. Io ero particolarmente devoto al latino, storia antica, fisica e chimica. Nel 1908 sarei dovuto entrare alla Brown University, ma il mio precario stato di salute rese l'idea ridicola. Ero e sono tuttora preda di mal di testa, insonnia e problemi generali nervosi che mi precludono la possibilità di applicarmi a qualsiasi cosa. Per un periodo tentai di seguire un corso di corrispondenza in chimica, ma presto realizzai che obblighi regolari non erano fatti per me. So che la mia istruzione è davvero molto limitata e frammentaria, al punto che non ho il diritto di essere definito un uomo istruito. Quasi con invidia osservavo la portata e i progressi regolari del mio cugino Phillips Gamwell, un pensiero che mi dà la sensazione di un vecchio che osserva la generazione più giovane prendere il suo posto. Mentre mostravo grande erudizione attorno a un dato argomento, potevo essere completamente all'oscuro di qualcos'altro di altrettanta importanza.
Sebbene ami ascoltare la musica, non ho un reale buon gusto musicale. Ho studiato il violino per 2 anni, ma non riuscivo a sopportare la monotonia della pratica. Per l'arte pittorica sono negato. Nel greco ho soltanto dei rudimenti e qualcosa di più del francese. Il tedesco mi disgusta talmente tanto che non lo conosco affatto. Le poche parole che conosco di spagnolo sono di scarsa utilità, sebbene apprezzi la pronuncia castigliana. Io detesto la matematica. È soltanto uno sforzo supremo mi ha permesso di ottenere i voti più alti ad algebra e geometria a scuola. Sono obsoleto sotto ogni aspetto. La letteratura contemporanea è un totale vuoto per me. Le idee politiche e sociali moderne sono ugualmente alieni. Non posso nemmeno giustificare la guerra di indipendenza degli Stati Uniti verso la Gran Bretagna per via dell'influenza che il mio cuore avverte per l'eredità inglese nonostante la mia nascita statunitense. La mia conoscenza del mondo è quella che ci si può aspettare da uno cresciuto in isolamento. Non sono mai stato fuori dai confini dei 3 stati del Rhode Island, Massachusetts e Connecticut. La mia secca e spiacevole conversazione mi ha alienato la popolarità sociale e la mia esistenza da eremita che conduco mi ha reso tanto introspettivo che sono diventato inconsapevolmente un supremo egoista. Suppongo che il ritiro abbia influenzato il mio giudizio e mi abbia spinto a considerare ogni cosa in relazione ad esso. Accolgo il giornalismo amatoriale come un mezzo possibile per ottenere una grande varietà di vedute e di pensiero. Non suppongo di poter offrire alcuna scusa che giustifichi queste risme di noia. Avete chiesto per alcuni dettagli autobiografici e avete ricevuto un volume. Spero sinceramente che mi racconterete qualcosa della vostra carriera, nella quale avverto qualche similitudine nei gusti e sento che forse voi siete ciò che io avrei potuto essere se la mia salute cagionevole e il mio temperamento nervoso non mi avessero reso tanto eccentrico. Ma ora devo interrompermi, con i migliori auguri, e sperando di sentirvi nuovamente, rimango come sempre il vostro devoto servitore, Howard Phillips Lovecraft. E così giunge al termine il nostro viaggio nell'ignoto. Fateci conoscere se bramate ulteriori incursioni nell'esistenza di Lovecraft, come narrate attraverso le sue stesse epistole. Ci ritroveremo ancora nel prossimo incontro nell'ombra dell'innominabile. Grazie per aver ascoltato. Il mio nome è Alessandro Capraro, guida nell'oscuro dominio noto come Heliopolis Book Club. Questo luogo si dedica alla disamina di scritture arcane, racconti di incubi e di enigmi inquietanti. Se siete inclini a proseguire in questo viaggio attraverso l'indicibile, vi invito a seguire il sentiero contrassegnato dal collegamento nascosto nella descrizione di questo filmato.